Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video preferiti d'ottobre, finalmente. Allora, preferiti d'ottobre sarebbero di questo mese ovviamente, ma comunque niente. Allora, se questo video ovviamente vi piace, mettete un bel like di supporto, un commento, attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al canale e di avere notifiche su ogni tipo mio video di aggiornamento, comunque non vi siamo capiti. E niente, adesso continuiamo e vi faccio vedere, anzi vi dico più che altro quello che ho di far vedere dei miei preferiti di ottobre. Allora, il mio primo preferito di ottobre è il cibo, perché io devo mangiare il cibo. E niente, come cibo piace il porro, il potaggio di pollo, il potaggio di porro, ed è stra buono. E poi buon relax, le tisane buon relax, aspettate un secondo. Allora, vi dicevo, come tisane preferisco questa qua, queste tisane qua della buon relax, prese all'Eurospin e mi stanno piacendo davvero da matti, infatti con questo ci vado a nozze. Perché? Perché sono troppo buone ragazze, mi rilassano tantissimo e poi non c'è che dire, le amo da morire, sono troppo buone queste tisane, ve le consiglio perché sono veramente un bacio, molto buone, sì. Quindi sì, opto veramente sia al pomeriggio quando sono stanca, oppure quando voglio riposare, non lo so, quando ho troppo mal di testa, o la Bolognese oppure la mia preferita in assoluta è la tisana del buon relax, questa qua, vedete? Già. Poi, come musica adoro Daido, no, non solo gli altri. Per adesso ho messo Daido, perché anche Daido è la mia preferita, è la mia fissa, sta diventando. Daido, White Flag e Here With Me, le due canzoni che adoro di Daido, la cantante sarebbe Daido. White Flag e Here With Me, bellissime quelle canzoni lì. Sono due canzoni che hanno quei due titoli, ovviamente. Allora, vi ribadisco, White Flag e Here With Me, ok? Quelle due canzoni. Poi, quelle due canzoni, una delle tante canzoni che vi ho, quelle due canzoni che vi ho detto appunto, una mi ricorda quando ero adolescente, nella vecchia, anzi, nella casa in cui stavo quando ero adolescente, sopra le in una casa delle sopra le poste. Raga, una cosa allucinante di quanto stavo bene in quella casa lì. Vabbè, era un po' freddina ed estate era abbastanza bollente, però vabbè, niente, quella casa era fantastica. Ci ho vissuto fino, non mi ricordo quanti anni, però sono stata benissimo. Bene, si va per dire, però vabbè, niente. Mentre l'altra invece mi ricorda molto quando un giorno fui stata in America nel 2001. Mi ricorda molto quando andavo a scuola che ascoltavo Here With Me, molto bella, fantastica. Ma anche l'altra mi ricorda molto la mia adolescenza, perché all'epoca non ce l'avevo mica il telefonino o computer, ho solo un grosso stereo gigante così che lo tenevo sul mio comodino, che all'epoca ascoltavo Laura Pausini e tante altre canzoni prima di addormentarmi e mentre mi addormentavo. Poi mia nonna veniva a staccarmi lo stereo ovviamente, perché dovevo dormire serenamente. E vabbè, questo è un'aggiunta in più che ho dato a questo video dei preferiti di ottobre. Poi anche questo, quando sono stata in America, ogni tanto andavo da Sephora, solo per prendere qualche cosa così, campioncini, nulla di che, perché c'era la sorella della mia matrigna che si doveva comprare i trucchi, ma vabbè, dettagli, non sto a dire altra cosa. E poi anche a Santa Teresa, che ho fatto la scuola a Santa Teresa, ho fatto il tour operator. Ho tante ricordi di Santa Teresa di Gallura, molto bella quella scuola, insomma, un po' scuola da pulire, non dico per me ma per gli altri, però vabbè, sono stata molto bene, anche nella scuola americana c'erano tante belle cose, anche tanti bei ragazzetti, quello, anche l'occhio guarda la sua parte, non so dire, no? Vabbè, niente, altro c'è da dire?
Nulla, musica ve l'ho detto, ho qua il foglio perché se no non mi ricordo niente, ho qualche cosa scritto perché se no non mi ricordo, lasci Terpoli, ma vabbè. E niente, basta ragazzi, questa era tutta, non vi ho detto altro perché sennò veramente diventa un lungo video, allucinante, però vabbè. E basta ragazzi, questo era tutto, non so quanto manco ci ho messo a registrare, ma non sarà neanche tanto, quindi un bacio, a presto ragazze mie. Scusate se guardavo il diagramma dietro di voi, non so se voi l'avete presente, ma ho dovuto mettere uno specchio per vedere cosa dico e cosa vi faccio mostrare, cosa vi mostro. Basta ragazzi, questo era tutto, un bel like di supporto ovviamente, se sopportate, ve ne sono grata, e un commentino sempre, come si vuol dire, con l'educazione e rispetto ovviamente, ma lo so che voi siete carine tutte con me, e ci vediamo al prossimo video, attivate la campanella tutte quante per non perdere i prossimi video, aggiornamento, e io pubblico stavolta il video o la sera o la mattina presto, prima che voi andiate a lavoro, mentre magari fate colazione, ok? Un bacio e a presto, ciao!